Hi guys, sono Foolish e bentornati in un nuovo video. Me l'avete chiesto in tanti e ho deciso di accontentarvi. Ecco qui il pagellone generale di tutta la Serie A 2015-2016. Ma prima di iniziare vorrei fare una puntualizzazione. Ricordate 80 Shirt? È una pagina Facebook con cui ho collaborato in passato che vende completini da calcio e di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Ho deciso di rinnovare questa collaborazione perché l'admin mi ha contattato dicendomi che ci sono delle diverse offerte per tutti i completi dell'ultima stagione passata. Non solo Serie A, potete trovare completi di tantissimi altri campionati. E ricordatevi che comunque tra poco inizia l'Europeo, quindi qualche magliettina di nazionale ci sta a pennello. Ne approfitto per ricordarvi di passare anche qui sotto in descrizione, dove troverete tutti i link ai miei social network. Seguitemi un po' ovunque. Hellas Verona, voto 4. Un autentico disastro questa stagione. Ed è un vero peccato perché nei due anni precedenti la squadra di Toni aveva sempre stupito in positivo, grazie all'ottimo lavoro svolto da Mandorlini. Anche l'arrivo di Pastini in estate sembrava essere un'ennesima freccia nell'arco dell'allenatore a disposizione per stupire ancora una volta l'Italia. La stagione si conclude con Del Neri e con le magre soddisfazioni di vittorie contro Milan e Juventus, ma 28 punti su 38 giornate sono veramente pochi. Frosinone, voto 5. Purtroppo l'insufficienza dovuta perché la squadra è retrocessa come da pronostico. Il Frosinone di Stellone però ha stupito indubbiamente tutti gli addetti ai lavori, dimostrando che anche con una rosa non così di qualità si può lottare quasi fino alla fine della Serie A per raggiungere la salvezza. I due attaccanti però, Ciofani e Dionisi, hanno dimostrato di poter rimanere un altro anno nella Serie Maggiore. Carpi, voto 5,5. Era ad un passo dalla salvezza e per ben due minuti dell'ultima giornata di Serie A c'era pure riuscito, salvo spegnere ogni speranza ai gol palermitani di Maresca e Gilardino. Altra squadra che partiva con grossissime difficoltà, vista la poca esperienza e qualità degli uomini che compongono la rosa. Magari se Muriel non fosse partito a gennaio, il Carpi avrebbe potuto benissimo fare e compiere l'impresa della permanenza in Serie A dopo il primo anno. Udinese, voto 5,5. Sono sincero, mi aspettavo sicuramente di più da questo Udinese, anche visto e considerato il parco attaccanti di qualità che poteva vantare ad inizio stagione. Zapata e Terò hanno stupito. Di Natale ha lasciato proprio nell'ultima giornata. La panchina è passata da Ballardini a De Canio, ma fino alla penultima giornata di Serie A la squadra ha rischiato veramente grosso. E pensare che la stagione era iniziata nel migliore dei modi, con l'incredibile vittoria allo Juventus Stadium all'esordio in campionato. E approfitto per salutare Antonio Di Natale, grandissima persona prima che campione, che saluta nel migliore dei modi la sua Udine alla Dacia Arena con un gol, l'ennesimo dei suoi. Palermo, voto 5,5. Il voto è basso nonostante la salvezza, ma c'è un perché. Scandaloso come in ogni stagione si debba assistere a un via vai incessante sulla panchina del Palermo. Si parte con Iachini, si finisce con Ballardini, ma sono ben 8 gli esoneri durante l'anno. Peccato che il Palermo del 2014-2015 era una squadra veramente ben fatta, illuminata dalle giocate di Dybala e Vasquez, ma anche il Palermo di quest'anno poteva vantare un attacco di assoluta qualità, con la permanenza del Mudo e l'aggiunta di Gilardino. I tifosi di questa squadra sono stanchi e forse hanno anche ragione, nonostante gli ottimi acquisti che sono sempre stati fatti durante le campagne di calciomercato. Sampdoria, voto 4,5. Una delle squadre che mi ha deluso di più per tutto l'arco del campionato, per quanto mi riguarda. Le premesse erano ottime e l'avvio del campionato aveva illuso tutti. Il 15 di novembre del 2015 però Zenga viene esonerato per far posto a Montella, libero dal precedente incarico alla Fiorentina. In realtà la squadra non è neanche messa malata, perché si ritrova in decima posizione e in piena lotta per l'accesso alle coppe europee. L'aeroplanino però, per quanto sia un allenatore di qualità, non riesce mai a trovare la quadratura del cerchio e a far risultare Eder così decisivo come era stato con Zenga. L'attaccante verrà ceduto all'Inter nella finestra di gennaio e la Sampdoria chiuderà la stagione con un 3-0 nel derby e un 5-0 al Juventus Stadium. Con una rosa simile allestita per l'accesso all'Europa League, io mi aspettavo sicuramente molto di più. Bologna, voto 6. Bisogna comunque fare una considerazione, perché da quando è arrivato Donadoni questo Bologna meriterebbe almeno un 8. Ad un certo punto nel capoluogo emiliano si parlava e si sognava addirittura l'Europa. Da sottolineare tra l'altro come i rossoblù siano riusciti a salvarsi, nonostante un Mattia Destro fuori ormai da tempo immemore. Il voto è sicuramente positivo, ma non altissimo, vista la pessima partenza che c'è stata in Serie A e che sapeva tantissimo da Serie B. Atalanta, voto 6,5. Davvero, davvero una bellissima stagione per la Dea, che addirittura a gennaio si è rivoluzionata, senza perdere qualità di gioco e mordente. Reia, si sa, è un allenatore che mastica calcio e si vede. Faccio davvero fatica a trovare qualche critica per i bergamaschi, perché hanno fatto, secondo me, veramente un anno fantastico. Complimenti. Torino, voto 6. Solamente voto 6 perché con una rosa così di qualità e con così tanti giovani sicuramente qualcosina di più si poteva fare. Ci si aspettava una conferma dopo due anni giocati ad alti livelli, ma il Toro chiude con una certezza. Con un Belotti così si potrà fare la differenza anche il prossimo anno. Altro mister di qualità è Giampiero Ventura e mi stupirei davvero tanto a non rivederlo in Granata la prossima stagione. Genoa, voto 6,5. Avevo parlato non troppo bene del Genoa in questa stagione e per un po' ci avevo quasi preso. Ad un certo punto il Grifone sembrava davvero dover retrocedere, salvo
salvo poi recuperare e inanellare una serie di successi che, guarda caso, è coincisa con il ritorno al gol di Leonardo Pavoletti. Probabilmente questa è stata l'ultima stagione al Genoa di Giampiero Gasperini, che come il vino è migliorato invecchiando. Empoli, voto 7. Altra stagione da incorniciare dopo l'ultima splendida. Si discuteva molto di come sarebbe stato l'Empoli post Sarri, Rugani e Valdifiori e sembrava quasi impossibile poter ripetere l'ultima stagione. Giampaolo però ha messo tutti a tacere, schierando una formazione con un centrocampo di assoluta qualità e conquistando una salvezza tranquilla con ben 46 punti. Chievo Verona, voto 7. Alzi la mano chi si aspettava questo Chievo. E guardate che sto aspettando e non vedo nessuno. 50 punti sono veramente tanti, come tanti sono stati i gol e le vittorie della squadra di Rolando Maran. Incredibile se poi pensiamo che a gennaio è stato ceduto il giocatore di maggior peso specifico, con Alberto Paloschi che nelle ultime stagioni è sempre stato il cannoniere di questa squadra. È incredibile come sia riuscito a esserlo anche quest'anno. Lazio, voto 6 meno. Non una sufficienza piena, perché prima con Pioli era un disastro completo. Inzaghi ha ridato alla squadra gol e risultati, sfiorando addirittura l'obiettivo Europa che ci si era prefissati ad inizio stagione. Il mercato purtroppo smonterà quasi completamente una squadra che ha già perso Miroslav Klose, che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza. Salutiamo un gran campione che lascia la Serie A e che ha scritto pagine indelebili del calcio recente. Milan, voto 4,5. La Serie A del Milan è stata un autentico disastro. L'unica possibilità per salvare questa stagione è battere la Juventus in finale di Coppa Italia. Ad un certo punto sembrava quasi esserci una boccata di aria fresca e il Milan era il candidato numero uno a risalire la classifica. L'infortunio di Niang, curiosamente, però coinciso con il declino rossonero. Assistito addirittura all'esonero di Mihailovic dopo la miglior partita giocata durante tutto l'anno e proprio contro la Juve. Brocchi non ha inciso e credo proprio che saluterà molto presto. Sassuolo, voto 7,5. Il Sassuolo deve assolutamente tifare Juventus nella finale di Coppa Italia, come ha dichiarato anche Eusebio Di Francesco. Incredibile pensare all'evoluzione di questa squadra che ha stupito la nazione intera dopo il terzo anno di Serie A, arrivando tra le prime 6 posizioni. La dimostrazione di come idee ed investimenti mirati possono essere assolutamente meglio di tanti progetti iniziati e mai conclusi. La rivincita italiana su tanti problemi che affliggono il nostro calcio. Fiorentina, voto 7. Il voto poteva essere anche più alto, perché nella prima fase di campionato si pensava che questa viola potesse arrivare nelle primissime posizioni di classifica. Un calcio giocato sempre sul possesso della palla e che terminava con i gol degli attaccanti di qualità. Sousa ha dimostrato di poter dire la sua anche nel nostro campionato e la Fiorentina deve ripartire esattamente da lui per la prossima stagione. Inter, voto 6,5. La stagione dell'Inter è strada a valutare, ma secondo me merita la sufficienza piena. Prima, per un certo periodo, vinceva senza subire gol, ma ne faceva anche pochi. Mancini ha cambiato qualcosa non cambiando più gli uomini e la squadra ha iniziato a segnare di più, ma allo stesso tempo incassando anche maggiormente. Certo, arrivare davanti a Juve, Napoli e Roma era veramente difficile e secondo me l'Inter è nella posizione che merita e quindi magari ci si potrebbe accontentare del quarto posto. Roma, voto 7,5. A Roma si vive con un grande rimpianto, quello di non aver riabbracciato Spalletti qualche partita prima. Una cavalcata storica quella dell'allenatore giallorosso, che riesce a rivoluzionare la squadra e facendola arrivare nelle prime 3 di classifica, riuscendo addirittura a strappare un rinnovo contrattuale a Totti, nonostante i loro rapporti non idilliaci. Sarà comunque Champions League, con un mister importante e una squadra veramente attrezzata. Sempre che il mercato non rovini tutto. Napoli, voto 8. Che cosa si può rimproverare a questa squadra? Veramente poco. Record di punti in Serie A per quanto riguarda la formazione azzurra, e con Higuain che segna più di tutti in una singola stagione. I cali di tensione ci sono stati, è vero, ma la sconfitta di Torino deve aver segnato un punto di non ritorno nella mente dei giocatori incredibile. E questo si è visto nella sconfitta di Udine. Se Higuain dovesse rimanere a Napoli come io mi aspetto, la prossima stagione sarà ancora più positiva per quanto riguarda i campani. A patto che rimangano tranquilli e concentrati su quello che sanno fare meglio: giocare a pallone. Juventus, voto 8,5. E si meriterebbe molto di più se non fosse stata per quella partenza sciagurata nelle prime 10 giornate di campionato. Allo stesso tempo, però, quelle difficoltà rendono ancora più bello il quinto scudetto di fila da parte dei bianconeri. Anche Buffon disintegra il record di imbattibilità della Serie A e Allegri regala al panorama calcistico mondiale un autentico fenomeno. Paulo Dybala stupisce per tecnica, carisma ed età. Di questo, ragazzi, sentiremo ancora parlare in futuro. Ecco qui le mie valutazioni, io spero che coincidano anche con le vostre, infatti vi invito a scrivermi qui sotto nei commenti secondo voi se ho sbagliato, se ho detto delle cazzate, se invece ci ho preso. Io spero che il video vi sia piaciuto, se è così vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video, crea molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto. Ora però ci tengo a fare un piccolo appunto sul giocatore più determinante di tutto il campionato. Ho parlato di Higuain, ho parlato di Buffon, ho parlato di Dybala, ma sappiamo tutti che la Juventus ha vinto il campionato solamente grazie a lui. Padoin, voto 10 più. C'è uno degli idoli, anche se non gioca mai, di questa squadra. La mascotte del gruppo, Simone Padoin.
Non dimentico il boato quando ha fatto il 4-0 contro il Palermo. È il segreto dei gruppi che vincono, delle squadre che vincono.